Cari amici di androidblog.it, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Dunque, come sapete, la mia scimmia è sempre irrefrenabile e l'altro giorno, girando su XDA, mi sono reso conto che c'era la possibilità di testare in anteprima Ice Cream Sandwich sul Nexus S e l'occasione mi è sembrata propizia per abbandonare Gingerbread e provare questo nuovo sistema operativo, visto che io non ho ancora avuto la fortuna di mettere mano a questo nuovo aggiornamento. Dunque devo dire che sono abituato un po' a sperimentare le varie ROM, le varie porting, le varie novità. In questo caso il porting non è un porting vero e proprio, nel senso che la ROM è generata, creata direttamente dai sorgenti rilasciati recentemente di Ice Cream Sandwich del Galaxy Nexus, quindi versione Android 4.0.1. E devo dire che la cosa incredibile è che funziona tutto, cioè è la prima versione, la prima release disponibile e funziona tutto. C'era un problema col wifi, è stata rilasciata una patch, altri problemi diciamo che non ce ne sono, l'unico inconveniente è che il telefono non viene riconosciuto come memoria di massa nel momento in cui viene collegato a un PC, cosa che ha anche il Galaxy Nexus. E c'è qualche piccolo problema sul conteggio del traffico dati con il conteggio suo interno, perché non sono così convinto che funzioni perfettamente. Comunque diciamo che sono cavolate, il resto funziona tutto. Andiamo un attimino a vedere rapidamente quello che è. Partiamo, dicevamo, funziona tutto, adesso c'è lo screen classico, ma funziona anche il Face to Unlock. Mi dà qualche problema, probabilmente per via della risoluzione della fotocamera frontale, che con scarsa luce non mi riconosce quasi mai, mi tocca sempre digitare il PIN, allora per comodità tengo questo. Comunque, classico ring per sbloccare, a sinistra sblocco e vado nella fotocamera, a destra sblocco e vado nel desktop. Desktop Ice Cream Sandwich. Vediamo, allora vi faccio rapidamente quello che mi ha colpito, ve lo dico molto rapidamente perché è la prima volta che ci metto mano, quindi tante cose per me sono nuove e sono le cose che più mi hanno colpito. Partendo dal desktop, tab di ricerca Google in alto che non si può eliminare, è fisso, vedete, è presente in tutte le schermate, non è un widget come era fino a Gingerbread, ma questa volta è lì e rimane lì. Collegamenti rapidi, 4 collegamenti rapidi che siamo abituati a conoscere sui nostri smartphone qua sotto. Questa volta hanno la particolarità che per ogni posizione posso mettere più di un collegamento. Tipo, nella prima posizione, non so se si vede, io ho 2 collegamenti, ci clicco e mi chiede quale voglio usare. Telefono o contatti. Poi vi farò vedere perché ne tengo 2. Comunque, molto ma molto comodo, devo dire, veramente veramente comodo. Colori, tutto dental blu ovviamente, siamo ormai di recensione del Galaxy Nexus, ne abbiamo visto alla nausea, quindi sappiamo quali sono le tendenze di Ice Cream Sandwich. Vediamo quello che è la gestione delle applicazioni. Le applicazioni questa volta non scorrono più in verticale ma scorrono in orizzontale, vedete l'animazione, molto bella, le applicazioni vengono su dal fondo praticamente. Intanto vedete la fluidità, ripeto, la ROM è veramente eccezionale. Può essere usata tranquillamente tutti i giorni senza nessunissimo tipo di problema. Particolarità che una volta finita l'applicazione, se vado avanti inizio a scorrere i widget, che sono più che altro le anteprime dei widget. Come potete vedere, un po' come succede su Honeycomb, abbiamo la possibilità di vedere in anteprima qual è il widget che noi andremo a mettere sulla nostra home screen. Vedete che ci sono alcuni widget che hanno un rettangolo azzurro intorno, quei widget lì sono quelli che una volta posizionati possono essere ridimensionati. Per passare dalle applicazioni ai widget più rapidamente possiamo anche premere qua sopra, vedete, applicazioni, widget o market. Bene, andiamo avanti. Andiamo molto rapidamente, vi faccio vedere, aspetta, torniamo un attimo sul desktop, cosa hanno aggiunto. Scorrendo la barra adesso abbiamo la possibilità di togliere le notifiche scorrendole lateralmente, cosa per me molto comoda, non c'è più il tasto cancella, anche perché così possiamo togliere selettivamente. A me a volte capita che ne voglio togliere una, lasciare un'altra per ricordarmi una cosa e prima non si poteva fare, ora si può. E da qua si passa direttamente nelle impostazioni, già che ci siamo, colgo l'occasione, adesso siamo sotto rete wifi a dimostrazione che funziona tutto. Colgo l'occasione, vi faccio vedere, chiedo scusa, Nexus S Android 4.0.1,
Perfetto, e già che ci sono, per chi ancora non l'avesse visto, gli faccio vedere quello che è l'easter egg che hanno nascosto i simpaticoni di Google questa volta nel loro sistema operativo. Ok, eccolo qua. Su un e-commerce c'era l'ape, il dipinto degli zombie in gingerbread. Questo ha una caratteristica in più, che è l'animazione. I gelatini di Android che volano in giro di qua e di là. Ok, bando alle ciance, torniamo alle cose serie. Dicevamo, andiamo avanti. Qua c'è in più opzioni sviluppatore, che è una cosa che è un po' una novità. Ci sono diverse cose che permettono di capire come sta funzionando il sistema in quel momento, da l'utilizzo della CPU obbligare ad usare il rendering della GPU. Ovviamente ci sono certe cose che sono un po' dedicate a quello che è un Galaxy Nexus, però via, diciamo che funziona tutto, non c'è niente che non funzioni. Passiamo rapidamente a vedere qua, dalla home, tenendo premuto il tasto home, abbiamo la possibilità di passare rapidamente tra le applicazioni che abbiamo aperto di recente. Vedete, comunque ha una fluidità più che ragionevole, molto bella, con l'anteprima stile Onicoma, anche questo fatto bene, ha una dimensione giusta perché è diviso bene, sono ben leggibili i nomi e si vede molto bene l'anteprima con l'iconcina di fianco. Altre particolarità, dunque, vediamo un attimino, fatemi pensare cosa vi posso far vedere. Vediamo la fotocamera funziona benissimo, funziona il flash, funziona tutto. Vediamo se riesco a farvelo vedere, adesso non so com'è impostata. Ok, vediamo se riesco a cambio fotocamera, giusto per far vedere che funziona anche l'altra. Perfetto, vedete, cambia fotocamera, torniamo al nostro normale, mettiamo il flash attivo, così vi faccio vedere che funziona anche il flash. Perfetto, funziona anche, adesso vabbè, mi metto un po' male farvela vedere, comunque funziona anche quella che è la modalità di scatto panorama. Adesso vabbè, ho lasciato qualcosa di aperto, comunque funziona. Forse è l'unica caratteristica che ogni tanto dà qualche rogna, nel senso che obbliga la fotocamera a chiudersi forzatamente, come in questo caso. Però vi assicuro che funziona. Adesso vi faccio vedere se ho una foto in galleria già fatta. Tanto vediamo la nuova galleria, perché anche la galleria è tutta nuova, è cambiata, non è più la classica galleria 3D che siamo abituati a vedere. Vediamo, dovrei avercela una in panorama, potrebbe essere questa. Sì, vedete? Questa è una foto scattata in panorama al chiuso, quindi con luce diurna ma al coperto, ed è una foto fatta con la funzione panorama, a dimostrazione che funziona veramente tutto. Pitch to zoom, ovviamente, ripeto, cioè non mi sto a perdere tanto nelle banalità che poi divento monotono. Vi faccio vedere rapidamente quello che è la navigazione in internet. Tanto ci facciamo un'idea di com'è il browser, che non è cambiato molto, ha preso i colori più che altro. Sì, perfetto, siamo già. Scusate, ho sbagliato il tasto. Riapriamo. Siamo sotto wifi, però la DSL qua da me fa un po' ridere, quindi è inutile starci a perdere tanto nelle brinate. Comunque siamo già sul nostro blog, adesso magari ne proviamo ad aprire un altro, giusto per farvi vedere la velocità di caricamento. Mi dimenticavo, altra cosa che si porta dietro dal Galaxy Nexus e dalla versione troppo recente, per così dire, del sistema operativo, è la mancanza del flash player. Quindi per il momento, ma comincio a farci l'abitudine, visto che tanto sto aspettando ansiosamente il Galaxy Nexus che arrivi in casa, quindi non è un grossissimo problema. Vedete, funziona tutto assolutamente perfettamente, brutto comunque, non fateci caso, ogni tanto mi scappano delle cavolate. Pitch to zoom e tutto quanto.
Dunque, cosa mi rimane da farvi vedere? Direi che grosso modo abbiamo visto tutto. Abbiamo visto il browser, abbiamo visto quello che sono le applicazioni in genere. Vi faccio vedere le novità delle applicazioni di casa Google, che sono che è Gmail che acquisisce la nuova grafica. Devo dire, mi piace un sacco, è molto più intuitiva, si capisce meglio, è meno confusionaria. In più i comandi qua sotto sono un po' più comodi e devo dire che è un po' più gestibile, mi piace decisamente di più. Se non mi sbaglio cambia anche, perfetto, Gtalk, che anche qua acquisisce quello che è ormai lo stile Ice Cream Sandwich. E direi che per il resto è tutto. Devo dire, l'unico problema che c'è adesso è la questione market, che alcune applicazioni si possono installare ma poi danno dei problemi di funzionamento, tipo io uso 3G Watchdog per il controllo dei traffico dati, per quello che dico che secondo me quello interno non è tanto preciso, ma non mi fa caricare i widget perché probabilmente c'è qualcosa che non quadra con la compatibilità. Per il resto vediamo, il display adesso dovrebbe essere impostato come luminosità più o meno a metà, si vedete, io lo tengo sempre più o meno a metà, che con l'automatica mi rompe le scatole e tutto sparato mi dà fastidio. L'audio funziona senza nessunissimo tipo di problema, la tastiera è quella Honeycomb, è quella di Screen Sandwich, vi faccio vedere rapidamente, vedete, tac, ok, messaggi che tra l'altro sono tutti nuovi, è cambiato, come al solito si è aggiornato, praticamente diventa tutto rettangolare e tutto attaccato senza più lasciare spazio o quant'altro, tutto sfondo bianco, molto carino. Ah, ecco, vi dicevo perché tengo telefono e rubrica. Diciamo che fino adesso eravamo abituati che andando nel telefono, intanto vi faccio vedere l'interfaccia telefonica, che andando in telefono bastava scorrere per andare sui contatti. È ancora così, nel senso che dal telefono scorriamo, andiamo nelle chiamate effettuate recentemente e scorrendo ancora andiamo in quelli che sono nei contatti. Tra l'altro divisi molto con una funzione molto, con un sistema molto razionale. In cima abbiamo i contatti che sono stati chiamati più volte di recente e poi la lista dei contatti con il numero di telefono. La differenza è che da qua non possono essere modificati, cioè da qua si possono solo chiamare. Per modificarli bisogna andare in quello che è l'applicazione vera dei contatti, che è questa, che è completamente diversa da quello che siamo abituati, quindi chiara con la barra in cima blu, azzurra, abbiamo i gruppi, i contatti in sé, tra l'altro molto bella, vedete, e anche io ho molte immagini caricate, ma nonostante tutto è molto veloce, velocissima, ci metto un secondo ad arrivare in fondo e un secondo ad arrivare in cima, i preferiti, e devo dire che è veramente molto bella. E per comodità ne tengo due, perché in questi giorni mi è capitato di dover aggiungere e modificare un po' di numeri di telefono, quindi ho deciso di tenerli. E ripeto, a parte la questione widget, per il resto funziona tutto molto bene, le applicazioni sono, quelle che ho provato finora sono tutte compatibili, quindi senza nessun problema. Ovviamente è una ROM cooked, quindi nessuno si assume responsabilità, ma se qualcuno avesse voglia o se la sentisse di volerla provare, ovviamente il Nexus S deve essere, neanche a dirlo, rootato, sbloccato, con la recovery installata, tutto quanto. Io mi sono fatto un bel Android backup prima di provarla, perché ero convinto che sarei tornato immediatamente a Gingerbread, invece non mi stacco più da Screen Sandwich. Quindi comunque consiglio a tutti un bel Android backup, flashate, fate un wipe totale, flashate e non ci pensate più. Se poi non vi piace, fate sempre in tempo a tornare indietro senza nessun problema. Per il momento, amici di androidblog.it, è tutto. Come al solito, per qualsiasi domanda o richiesta sono a vostra completa disposizione. Ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti dal vostro Alessandro.